Parliamo ora di pirateria informatica. Roccella Ionica, l'associazione Calabria 360 gradi, ha avviato l'iniziativa gratuita The Net, la scuola incontra un hacker. L'intento è di estendere il progetto a molte scuole calabresi per evitare che i giovani, soprattutto gli adolescenti, cadano nelle pericolose trappole del web. Il servizio è di Antonio Condò. Una volta che voi mettete una fotografia su Facebook, È gira. partito da Roccella Ionica con l'Istituto Superiore Pietro Mazzone il progetto The Net, la scuola incontra un hacker, iniziativa gratuita per le scuole medie e superiori calabresi proposta dall'Associazione Calabria 360 gradi, di cui è responsabile Maurizio Iori. In cattedra, per la prima lezione ai giovani su come prevenire ogni tipo di rischio derivante dalla navigazione in internet e quindi tutti i siti dei viaggi virtuali, Rocco Balsamà, esperto informatico, definito un hacker buono che lotta ai mali del web. Il progetto The Net nasce dalla voglia di condividere le esperienze fatte ed acquisite negli anni e condividerle appunto con gli adolescenti, in modo tale da far capire che navigare su internet con una certa consapevolezza dà anche sicurezza e libertà. L'Istituto Mazzone di buon grado ha aderito al progetto itinerante che ha già conquistato l'interesse degli studenti. Noi vogliamo educare i nostri ragazzi a quello che è l'uso corretto dei social media e del web. Come? Praticamente insegnando ai ragazzi qual è il linguaggio che devono usare, quali sono gli strumenti per una lettura critica di quello che leggono. Rischi per la privacy, cyberbullismo, gioco d'azzardo, violenza d'ogni genere viaggiano purtroppo quotidianamente sul web. Ne sono consapevoli gli adolescenti che vogliono capire come prevenire questi mali. Noi ragazzi possiamo quotidianamente appunto riscontrare situazioni che possono essere piacevoli come possono essere meno piacevoli e quindi è sempre bene fare della prevenzione, secondo me. Perché bisogna sempre sapere i pericoli del mondo, cioè i pericoli pure del web. Ormai con il giorno d'oggi utilizziamo computer cellulari, può essere anche in futuro oppure in questi giorni può essere che anche un hacker può hackerarci il nostro computer e almeno sappiamo come risolverlo. Per spiegarvi quelli che sono